Anch'io poi sono la prima che ha volato all'Italia, in quanto la mia compagnia ha fatto voli all'Italia perché era stata presa in leasing dall'Italia. E quindi sono la prima che ha detto AZ in volo. E questo salvatore di controllo è rimasto interdetto, poi gli hanno detto va avanti, è tutto regolare. Quindi sono stati i primi che si meravigliavano. Io mi sono molto divertita a quei periodi. La battaglia me la sono fatta perché ho scritto lettere dicendo a tutta sta gente, ma insomma non potete evitare che i vostri figli, maschi o femmine che siano, non abbiano la possibilità di fare il lavoro che vogliono. E insomma alla fine vedi che le porte si sono aperte. Però abbiamo dovuto fare noi le prime, poi con le americane, che io dico sempre, stavolta siamo stati noi i primi e dopo le americane. Abbiamo dovuto fare riunioni con medici per sapere fino a che mese si può volare se uno è incinta e tutte queste storie sono dovute studiare allora. Quindi abbiamo fatto un sacco di riunioni su di queste cose, ma in America hanno volato fino al quinto mese di gravidanza, in linea regolare. Qui figurate, per una incinta stai come alle hostess, del resto stai a casa 2 anni. Non proprio a casa, ma insomma. Sì,